Star Trek è un marchio registrato di proprietà della Paramount. Questa è una fanfiction creata da un fan per altri fan della saga. Non si intende infrangere alcun copyright e si sottolinea come questa fanfiction non abbia, né mai avrà, alcuno scopo di lucro. Saturno faceva da sfondo ad un evento drammatico. L'enorme nave spaziale apparsa dal nulla sovrastava la White, vicinissima, occupandone gran parte del campo visivo. Scudi alzati alla massima potenza. Blair guardava l'oggetto avvicinarsi sempre più. Aveva una massa di almeno 20 volte la loro nave ed appariva minacciosa anche nell'aspetto. Cluscio in plancia, rilevo la postazione d'artiglieria. Urlò il russo, spostando dalla console armamenti, in malo modo, il sottotenente Shamir del turno B. Sala macchine? Qui Blip, signore. Siamo pronti alla curvatura. La nave venne scossa violentemente dall'impatto con un fascio d'energia scaturito dal vascello. È un raggio traente. Ci ha bloccati. Disse spaventata Lambada. Possiamo sganciarci, Blip? Dall'interfono il boliano rispose concitato all'ingegnere capo. Signore, rimanendo entro i limiti della resistenza strutturale della nave, non riusciamo a contrastare l'azione di questo raggio. Ovviamente la curvatura è impossibile. Blair, che diavolo succede? Disse Lodovichi, precipitandosi in plancia mentre ancora si aggiustava addosso la divisa. Stiamo provando a contattarli? Capitano, continuamente, finora senza esito. Era il sottocapo Pueblo alle comunicazioni. Analisi, signor Tanak. Vascello sconosciuto, arrivato dal nulla. Di certo non ha un motore a curvatura. Consistenza del loro armamento. Marco era già sulla sua poltrona, mentre Blair, convenientemente, correva a prendere possesso della sala motori. Un campo di forza dalle modeste capacità, contiamo almeno 20 probabili torrette per armi ad energia. Al momento difficile definire un eventuale armamento missilistico. Rispose Gluscio, che freneticamente richiamava informazioni sui suoi monitor. Siamo al massimo impulso possibile, eppure sta continuando ad attirarci verso di sé. Aggiunse Mbada. Se non faremo niente verremo catturati. Guardate lo schermo. Accanto al punto d'emissione del raggio, su quello che sembrava essere il ventre della nave ostile, si stava lentamente aprendo un hangar, abbastanza grande da contenere l'intera White. Cluscio, possiamo eliminare l'emettitore con i phaser? Marco indicò il russo, che stava iniziando a sudare per la tensione. Capitano, questo raggio sta interferendo con i sistemi d'arma. Non siamo in grado di puntare e sparare con i phaser. Posso provare a programmare un siluro per il bersaglio. Saremo vicini all'esplosione, ma gli scudi basteranno a proteggerci. Avanti allora! Pochi secondi dopo, un siluro fotonico partì dalla prua della White, libera dall'impatto diretto del raggio traente, ma venne presto intercettato e colpito da un laser scaturito dal vascello avversario. L'esplosione era vicina ed investì in pieno la White. Scudi al 70%! Tuonò l'armiere. Ci chiamano, signore. Disse Pueblo. Accetti la chiamata e li metta in attesa per qualche secondo. Marco terminò di parlare con Tanak, che lo aveva avvicinato appena il siluro era stato colpito. Il Vulcan corse verso il turbo ascensore. Sullo schermo, sottocapo. Velocemente si formò un'immagine. Un uomo, perché questo sembrava essere in tutto o quasi, si presentò sulla scena. Il volto, giovane e di inaspettata bellezza, era solcato da un'emozione che di certo non era ira o rabbia. Disprezzo e disgusto erano aggettivi molto più adatti a descriverla. Ogni vostro tentativo di resistenza verrà frustrato, streghe. Se non volete essere immediatamente distrutti, spegnete i motori e preparatevi ad essere abbordati. Sorrise in modo cattivo.
Era vestito con quella che sembrava un'uniforme di altissimo rango, piena di nastrini e medaglie. A quanto pare ci sono molti effetti collaterali inevitabili nel DNA dei progenitori. Certe situazioni si ripetono sempre uguali, anche nell'estetica. Pensò sorpreso Marco. Posso sapere con chi stiamo parlando? Io sono il Capitan. Non mi interessa sapere chi sei, abominio. So già che sei un cancro da estirpare, un'infezione. Signore, non ci siamo mai incontrati prima. Quali sarebbero le nostre colpe? L'uomo sembrò guardare con più attenzione Lodovichi ed il personale in plancia. Esistere, o meglio, credere di esistere. Voi siete simulacri, un'ingiuria verso il divino. Si riferisce al teletrasporto? Intervenne la Noradul, appena arrivata sul ponte. Dottoressa, ma cosa... La Cardassiana si avvicinò a Marco. Capitano, mettiamo subito le carte in tavola. Tornò a rivolgersi allo schermo. Voi avete qualcosa contro il teletrasporto? Per questo ci chiamate simulacri? Tu, mostruosa femmina rettiliana, sai la verità dunque. Sai che quello strumento demoniaco vi ha rubato l'anima. Nessuno di voi è autentico. Siete tutti copie di copie di copie. Dio ci ha insegnato che solo il fuoco può estinguere il vostro marciume. Sotto gli occhi di Einor, padrone dei soli, io, ammiraglio Kratz, difensore del gene puro, giuro che vi farò avere un giusto processo prima di incenerirvi. L'alieno tolse la comunicazione, lasciando senza fiato il personale in plancia. Siamo vittima di una fatua o qualcosa del genere, dunque. Le voci su di noi devono essersi velocemente diffuse. Evidentemente questo universo è molto più interconnesso di quanto ci fosse sembrato sulle prime... Disse l'ufficiale scientifico alla volta del capitano. Marco la guardò. Le giustifico l'intervento non concertato, non posso non riconoscerne il motivo, ma, dottoressa, niente colpi di testa. Mentre la White continuava inesorabilmente ad essere attratta dalla nave aliena, ormai a poche centinaia di metri, Lodovichi si rivolse all'armiere. Arcadì, puoi estendere il campo di forza fin quasi a toccarli? Così detto, indicò il vascello avversario. Certo, ma sarà meno efficiente, non capisco il senso. Lo faccia e basta, per favore. Si sentì come una scossa elettrica per tutta la nave, minima, ma costante e fastidiosa. Scivoliamo sul loro campo di forza, ma a cosa può servirci? Chiese perplessa la Cardassiana. Tanak, le ho passato tutti i comandi necessari. Adesso. L'hangar della White si aprì di colpo. La decompressione esplosiva sparò nello spazio quel poco che non era magneticamente incollato al pavimento. E due siluri fotonici. Tutto si svolse in pochi secondi. I siluri, spinti dall'atmosfera espulsa ed attirati dal raggio traente, arrivarono immediatamente a contatto con lo scafo nemico, sopravvivendo ai colpi di laser sparatigli contro, assorbiti dal provato campo di forza della nave federale. Appena prima che gli ordigni esplodessero, il campo si ritirò al massimo della potenza, solo intorno alla White. La detonazione dei due siluri scagliò la White, libera dal raggio traente, a distanza. La nave aliena, che aveva visto i propri schermi facilmente violati dalle esplosioni, sembrò prendere fuoco in più punti. Si allontani Membada, ma non troppo. Metta Saturno fra noi e loro. Ci chiamano, signore? Era Pueblo. Sullo schermo. L'ammiraglio Kratz si palesò nuovamente. Dietro di lui si sentivano urla e comandi secchi, nonché i probabili bagliori di un incendio. Inaspettatamente sorrise, un sorriso pieno, deciso. Tornerò, streghe. La nave scomparve. Alcuni minuti dopo, in sala riunioni. Conta danni, Blair. Capitano, per ripristinare al 100% gli scudi ci vorranno un paio d'ore. Lo scafo ha subito danni facilmente riparabili, tranne la torretta 2, che avrebbe bisogno di un cantiere, temo. Il resto è trascurabile. Segnalo soltanto un paio di contusi. Aggiunse Greenix, il dottore. Confesso che la sua manovra con i siluri è stata temeraria ed efficace, capitano. Ci ha salvati, diciamolo pure. L'idea è stata di Tanak, che l'ha anche interamente gestita, dottoressa.
La cardassiana assunse un'aria incredula, annuendo alle parole di Marco con un sorrisetto idiota sulla bocca. Dopo altre e più approfondite analisi sulle condizioni della nave e dell'equipaggio, Marco decise di tornare al radiofaro per tentare di carpirne i segreti. La seduta terminò con la Dell, che si complimentava ironicamente dell'intuizione avuta dalla Noradul riguardo l'importanza del teletrasporto nella cultura degli alieni appena incontrati, intuizione che definì pubblicamente brillante, geniale ed assolutamente originale. L'ufficiale scientifico la guardò di sottecchi.